la prima e unica volta in vita mia che mi sono tagliato i capelli. Io avevo 14 anni. Proprio l'anno prima di venire in prima e unica volta che mi sono tagliato i capelli. Ho fatto una malattia perché io quando l'ho tagliato mi sono più incazzato. Chi gli fregava tuo padre di buttare i capelli? Ha pianto quando sono tornata a casa. Ha detto che non ero più la sua Maria Teresa. Da bambina mi ha visto che poi l'ha messo in piega appena fatta, io sono andata una cosa messa in piega appena fatta, è un cia più grande, molto più grande. La treccia lunga siamo passati. Beh. Non dici che si è passato quello qui? No, no, è tutto bianco. È bianco perché se ne mia palla si è passato. Hai visto che c'erano delle vasche per i fiori a forma di pitoni? Era la villa di un arabo ricchissimo che la faceva visitare. Aveva 43 anni mio padre. Stai piangendo? No. Sono incazzato. Rincazzato, quello tuo padre è incazzato. Mio padre piaceva moltissimo i capelli corti quando io avevo 23 anni, corti corti. E niente da fare, sì. Ma già eravate a Roma, te? Sì. Sì, sì. Abitavamo già via Tripolitano. E i primi tempi ci avevano ancora i parenti. Sì, sì. Ma finché non è morta mia nonna ci siamo sempre frequentati. È stata la morte di mia nonna e poi è andata via di mio nonno che ha scatenato tutta la guerra. Perché mia madre aveva tenuto mio nonno per 2 anni, poi aveva detto a mia zia quella lì, facciamo un po' per uno perché non ce la faccio più. E questa qui si è incazzata, loro stavano a Salerno in quel periodo. Grazie, mia. Quella si chiamava Elisabetta.
incredibile come somiglia a tuo padre, poverino. Sua madre era la sorella di mio nonno, di conseguenza il patrimonio genetico è questo, eh? Un po' di croci. Erano amici per la pelle, mi pare. A mio padre, e Giorgio e mio padre sono cresciuti. Lui era più grande, però sono cresciuti. Ecco mio padre, c'è mio padre. Chi è questo pizzicato? È Marco, figlio di mio zio. Mio cugino. Cioè, Villa Borghese, sì. Sì. Ma non ho ereditato il naso. Hai visto che il naso che c'è lì? Ridurre la luminosità qui, il contrasto. No, penso. Perché non lo so? Perché la stava riprendendo mentre chiacchierava. Vedi? Mio padre con l'altro. Ah sì, è Claudio, quello di che aspetta, non ricordo, cavolo, pure lui. Capirei, era un avanti e indietro, se dei filmini di una volta, che cavolo volevi fare di più? C'è di nuovo? Ah, ma con un nome. Chiudi la parrucca. Quest'altro pure sparito, non si sa che fine ha fatto.
per tu! Levati! Levati!